Sicurezza e droni sono diventati fondamentali, i droni, ma è altrettanto fondamentale la sicurezza. Sì, la sicurezza è fondamentale soprattutto in questo periodo di attacco del terrorismo, e visto che i droni cominciano a essere utilizzati anche da organizzazioni criminali e terroristiche, e c'è una discreta casistica internazionale, per esempio dell'uso di droni per introdurre materiale illegale nelle carceri, addirittura è stata portata una pistola all'interno di un carcere qualche tempo fa. Sono stati trovati droni usati per il traffico di droga tra il confine del Messico e gli Stati Uniti. Insomma, c'è una grande attenzione proprio perché sono stati scoperti questi sistemi anche da chi ha delle intenzioni cattive. Per questo motivo si stanno cominciando a studiare anche delle difese dai droni usati per finalità illegali. Difese di vario genere, sia di tipo passivo, quindi reti, cavi d'acciaio, ma anche di tipo attivo, quindi difese elettroniche. E questo è uno degli argomenti su cui si discute oggi in questa conferenza. Come succede nel mondo, un po' come succede nel mondo dello sport con la questione doping. Ci sono delle ricerche che vengono fatte per debellare il doping, ma pare che chi riesca a studiare le sostanze dopanti sia sempre un centimetro avanti agli altri. Ma di fatto i criminali sono stati quelli che hanno adottato le nuove tecnologie prima degli altri. Per esempio, quando nacquero i telefoni cellulari, tra i delinquenti ci fu subito una rapida diffusione, e loro sono stati quelli che probabilmente li hanno usati prima delle persone per bene, anche perché di solito i delinquenti hanno risorse economiche che gli consentono di acquisire tecnologie anche costose. Quindi è vero che i delinquenti sono molto attenti, ma è anche vero che la cultura investigativa diffusa sia a livello istituzionale che a livello accademico negli anni è andata molto avanti, per cui i criminali usano nuove tecnologie ma nascono subito delle contromisure per metterli a posto. Abbiamo scoperto, sapevamo notizie per quel che riguarda, come diceva, lo scambio di sostanze stupefacenti fra il Messico e il Sud America. La pistola portata col drone non l'avevamo mai sentita. Sì. Beh, il problema delle carceri è grosso rispetto ai droni. La pistola è stata una cosa eclatante, ma anche coltelli e soprattutto telefoni cellulari portati all'interno del carcere, questa è una cosa che è stata registrata in Canada, in Europa, soprattutto in Inghilterra, e probabilmente è successo anche in Italia, magari ancora non lo sappiamo, non l'abbiamo scoperto, perché consideriamo che il drone può essere lasciato all'interno dell'obiettivo per cui riconosciuto, ma può essere anche si può fare in modo che ridecolli e vada via e nessuno se ne accorge. Parliamo di oggetti molto piccoli, e tutto il sistema di sicurezza di solito è abituato alle misure, alle minacce che arrivano a livello ground, no? Della terra. Per esempio in un carcere si aspetta che qualcuno possa scavalcare. Gli attacchi che vengono dall'alto è qualcosa che deve entrare nella cultura della sicurezza, ma ci stiamo arrivando.